Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Come vedete, siamo di nuovo a casa Morosini. Kiss for you. Un veloce sguardo agli abiti perché li ho un po' sistemati tutti quanti. La maggior parte poi non li ho cambiati perché ad alcuni, secondo me, cioè, sono così, appunto, come Gabriele. Lui è così, è da una vita che io lo vedo così, quindi mi piace, mentre il secondo è quello da pesca, tutti gli altri li ho tolti. Formale anche è rimasto uguale, tuta ho cambiato il pantalone, ho messo questo qua mimetico. Da notte gli ho messo una maglia perché lui è torso nudo. Da festa gli ho cambiato il colore del jeans, gli ho messo questo bel maglione, scarponcini e l'orologio e il costume anche, gli ho messo un costume un po' più coprente. Che fisichetto, Gabriele? Poi Fabio, gli ho cambiato il primo outfit quotidiano, sempre con il maglioncino, questo jeans e gli scarponcini, mentre il secondo ha sempre un maglioncino e il jeans lungo normale e sempre scarponcini. Poi formale è uguale, sportivo è così, da notte anche, da festa è rimasto uguale, ho soltanto messo dei mocassini diversi e il costume uguale. Nicolò anche, perché per me Nicolò questo è il primo e questo è il secondo, per il momento non li cambio perché su di lui mi piacciono troppissimo questi outfit, così come il formale, perché poi lui è un tipo particolare, essendo un comico, con questa faccia simpatica ce lo vedo, cioè vestito così mi piace, sportivo è molto semplice, da notte è così con tutti i cuoricini, da festa è così, in bianco e in blu. E il costume è in rosso. Poi Sara si è tagliata i capelli, adesso ha questo caschetto e il primo outfit ha il maglioncino con il jeans, questo qui floreale, e il secondo è quello per andare nel lotto. Formale è rimasto uguale perché è molto elegante questo vestito, le sta divinamente. Sportivo anche, uguale però gli ho messo il pantalone lungo. Da notte gli ho lasciato soltanto questo. Da festa uguale a prima perché questo abitino anche è meraviglioso e il costume gliel'ho messo intero sempre su color verdone. Giada, il primo è rimasto uguale perché comunque è un outfit molto comodo, lei spesso starà a casa o in negozio, quindi va bene. E il secondo è invece più carino, elegantina, si è sciolto i capelli, ha questa maglia sul fiore, è abbinato alla gonnellina dello stesso colore di questo verdone e poi i suoi stivali da cowboy che le piacciono tanto. Quanto è carina! Formale è rimasto uguale perché io adoro questo vestito su di lei, cioè per me sembra la sirenetta. Poi sportivo anche, da notte anche. Da festa anche ragazzi, non posso cambiarle questo abito, le sta benissimo e anche il costume. Ok. Ed eccoci quindi finalmente in gioco. Non sono cambiati soltanto gli outfit che avete appena visto, ma anche qui troviamo arredato giustamente a Natale, ragazzi, con musiche natalizie. Abbiamo il grande albero, tanti tanti regali, qui c'è pupazzo di neve, le candele dell'avvento e da questa parte guardate le lucine, la ghirlanda e basta ragazzi. Solo questo, come vi ho detto, sto arredando sì le case di Sim, però veramente con dei simboli e basta. Infatti qui ho messo la ghirlanda e l'albero con le lucine qua fuori. Ok, non voglio creare troppi addobbe, troppe cose, poi diventa veramente esagerato. Allora, i ragazzi, quindi Fabio e Giada, sono tornati dalla vacanza. Vieni qui ad abbracciare Giada perché comunque hanno raccontato che sono ufficialmente fidanzati e allora falle un complimento, lui ancora non può abbracciare. Mentre tu me l'abbracci invece. Fabio era distrutto, ragazzi. Ok, si è riposato, può venire. Vieni qua, è veramente distrutto. Lei ha posizionato la torta con le candeline e apparecchiato. E sono tutti felici quindi per questa nuova coppietta e si spera per la prossima coppietta perché poi oggi toccherà a Nicolò, oh, infatti hanno anche fame. E quindi, Nicolò, prima a
che soffia sulle candeline. Tanti auguri, Nicolò! Ed eccolo qua, il mio futuro comico. Lui ha acquisito buone maniere, responsabile e compassionevole, ben 3 tratti. Ottimo per Cristina, beh, Cristina ne ha 6 su 6. Però lui è veramente un ottimo pretendente per lei. Allora, smanettone, buffo. E ragazzi, voglio fare una cosa veramente particolare. Che lui, per amore di Cristina, diventa vegetariano. Abbraccerà il suo modo di fare, le sue abitudini al 100%. Cosa che lui, abbiamo visto, che non si intende per nulla di giardinaggio, eccetera. Però questo per lei lo fa con piacere. E bravo Nicolò! Allora aggiungiamo altre candeline, perché adesso tocca a Sara e Gabriele. E uno... Ok, Sara è passata ad età, oddio! È carinissimo con questo caschettino. E adesso a Gabriele. Auguri! Dai, dai, Gabriele, che ce la fai, su! Oh, bravissimo! Cantano anche la canzoncina! Oh, che carini! Coniugi, venite un attimo qui, lo so che dovete andare in bagno sicuramente. Voi ragazzi iniziate a mangiare la torta, quindi finalmente possiamo, come dire, festeggiare tutti insieme, perché io voglio fare una foto a questi due. Eccoli qui! Ok, la primissima foto da anziani. Perfetto, venite anche voi a mangiare la tortina, questi qua se la sono divorata! Allucinante! Ah, adesso io devo assolutamente modificare la camera da letto, perché questa qui è la camera da letto di Giada e Fabio. In fin dei conti sono fidanzati ufficialmente, quindi è anche giusto. E nel mentre Nicolò rimane a vivere qui, questa è la sua cameretta. Vabbè, dopo ci pensiamo. Volevo prima fargli mangiare la torta. Ok, sì, andiamo fuori. Gabriele è andato in bagno e Fabio, allora, prepariamo delle bevande per tutti, così almeno brindiamo. E quindi andiamo di il miglior vino? Il miglior vino, sì, della tenuta Phone in Festa. Deve essere un brindisi molto molto speciale. Quindi congratuliamoci, complimentiamo anche al cognato, impariamolo a conoscere. Ah, anche lui voleva impararti a conoscere, ho visto, tra i capricci. Eccolo qui. Ed ecco anche Gabriele, dai, così vediamo se possiamo fare un bel brindisi. Niente, mi sa che col vino ogni volta io mi sbaglio, perché non posso fare il brindisi. Servono i cocktail per fare brindisi, va bene, comunque sono qui tutti riuniti a festeggiare. Sì, sì, vai, vai in bagno e poi è giunta l'ora di trovarsi un lavoro. Qui. Perché comunque io devo intraprendere questa carriera e posso andare avanti con i mattoncini. Oh, guardateli! Oh, ma che carini! Mandali anche tu il bacio a tua moglie! È rimasta la coppietta di innamorati qua fuori. Mandale un bacio! Ok, allora, intrattenimento. Perfetto, e noi poi prenderemo il comico. Oh, guardate, oh, amore, grazie. Vai Beatrice, poi pulisci. Allora vado un attimo a sistemare la camera da letto. Camera pronta, entriamo. Ed eccola qui. Sui toni comunque molto chiari, pastello, c'è il verdino, molto rosa. Queste belle tende dietro al letto. Questo è il comodino di Giada e questo è il comodino di Fabio. Devo cambiare il colore dei fiori, ecco. Poi su questa parete ci sono i ricordi, diciamo, da grande di Giada, quindi da quando era adolescente, con la cugina Maya Holiday, il matrimonio sia di sua cugina Maya che della sua amica Beatrice. Qui proprio lei e Beatrice, il selfie, perché ragazzi è impressionante la loro somiglianza, cioè si vede che sono diverse, però i capelli rossi confondono tantissimo, sembrano gemelle. E qui sono le foto originali, queste tre,
come dire, della vera storia di Giada e Fabio, quindi nel vecchio salvataggio. E guardate, quando lei usciva di nascosto con lui, cioè poveretta, lei non sapeva che lui stava con un'altra. E sono foto che hanno fatto nei vari appuntamenti da soli soletti. E questa fatta a Grand Falls durante la loro vacanza e fidanzamento. Poi da questa parte invece c'è la zona trucco di Giada con questa bella sedia molto romantica, l'armadio in questo modo delle cremine, mentre qui ci sono invece i ricordi di lei da bambina e con la mamma e il papà. Perché comunque non è una parte da, come dire, cancellare, sono pur sempre i suoi genitori. Quindi questa è la loro camera, luci automatiche, e quindi ormai vi reclamate questo letto. Ok, allora sono Allora, ancora qua fuori a conversare, a finire di bere il vino, ma io direi proprio di andare a dormire. Oh, ma questi continuano a flirtare, quindi lei comunque deve ripulire. Ottimo, Nicolò poi mi va al lavoro da 3 giorni, quindi io lo mando a dormire e l'indomani mattina finalmente tocca a lui incontrare Cristina e fare la proposta. Ma comunque mi hanno disattivato la luce, perché? 81.000 di bolletta! No, ragazzi, qua c'è qualche bug. Senti, 81.000 è un po' troppo esagerato. Vabbè, comunque rimando a letto, ragazzi, ci rivediamo l'indomani. Grazie Fabio, che stai aiutando a ripulire. Veramente grazie, sei un campione. A più tardi. Buongiorno, il primo a svegliarsi è Nicolò, perché comunque è molto molto emozionato. Cioè, ragazzi, questo adesso è il suo grande giorno. Ha visto quanto Fabio e Giada siano affiatati, uniti, felici, eccetera, e non vede l'ora che anche lui e Cristina siano così. Ma soprattutto non vede l'ora finalmente di dichiararsi, di fare la proposta. Guardate come fischietta. Dai, dai, Nicolò! Si deve anche un po' divertire, ragazzi, è ispirato, è teso, ha tante tante emozioni contrastanti, perché lui comunque rispetto a Fabio, lo sappiamo, no? È più timido, è un po' più pessimista, ha paura che le cose non gli vanno bene. Dai, su, datti la carica. Ottimo, sei fiducioso. Allora, vieni qua un secondo, ti fai una partita a effetto densità. Chi è che ci chiama? Oh, Sergio che ci fa le congratulazioni per il compleanno. Comunque, ho risolto il fatto delle bollette. In pratica, secondo me era un bug, ragazzi, perché 81.000 non mi era mai, mai veramente capitato. Che ho fatto io? Ho usato il trucco, ho messo money, la somma dei soldi che dovevo pagare, e poi di nuovo money, la somma che avevano prima. Quindi è come se non fosse successo niente, perché adesso le prossime bollette voglio davvero vedere se arriva 81.000. Perché per me è impossibile, c'è qualche errore. Però al momento ho, come dire, risolto in questo modo. E ok, qua ripulite, però io vi lascio perché adesso me ne vado con Nicolò. Sparecchia. L'orticello sta bene, cioè almeno di erbacce sta bene, perché avevo messo Giada e Fabio appena tornati, insomma, a sistemarlo, perché adesso è loro che devono aumentare di giardinaggio. Ma nella prossima puntata, insomma, quando poi ritorneremo da loro, andiamo un po' al negozio, perché voglio dedicarmi all'attività, voglio creare altre pozzoncine, insomma. Mamma mia! Oddio, ragazzi, ma mi ha letto nel pensiero! Cioè, insomma, ragazzi, stavo dicendo che ho tante tante idee in mente, abbiamo un sacco di cose da fare, veramente tante. Comunque, ultimamente non riesco a smettere di pensare a te. Ti va un appuntamento a colazione qui, in cinema? Oh, ma piccolina, ma certo, perché tanto lui adesso è affamato. E quello, sì, è un cinema, però come locale per fare colazione, insomma, per mangiare, è veramente molto romantico e bello. Accettiamo. Che dolce comunque, che dolce! Però diciamole di cambiarsi l'abito. Quindi facciamo da festa? Sì, che deve essere elegantina. Wilkes a Thorf?
E proprio, era proprio impaziente di vederci comunque. Sì. Come siete carini. Comunque lui è anche fiducioso. Ma Guardatela. come? Oh, e lo dalle un bacio soave. Oh, ma Niccolò, cioè guardate lei fa, oh Niccolò, ma non ti avevo mai visto così, come dire, sfrontato, sicuro di te, ci piace così Niccolò. Bello, allora ordiniamo il tavolo. Comunque lei ci ha invitato ad un appuntamento romantico, ma non è andata proprio come appuntamento romantico, quindi non abbiamo l'ansia dell'orario. Mettiamoci dentro perché è troppo bello all'interno di questo locale. Eccoci qui, finalmente ci stanno facendo accomodare. Ottimo. E io direi subito di dirle che siamo diventati vegetariani o comunque abbiamo sposato il suo credo. Quindi diciamocelo subitissimo. Entusiasmati per il vegetarianismo. Vediamo lei che dice, ma lei tanto è d'accordo con noi perché lei è vegetariana. Ma io te l'avevo detto, Nicolò. Anzi, sono veramente contenta. Non ci saranno problemi di cucina, insomma, tra di loro. E ordiniamo. Cosa potremo mangiarci? Vabbè che tanto il cibo arriverà a mezzogiorno, quindi è perfetto. Cioè, un bel pranzetto. Allora, e vinello bianco. Quindi facciamo una sorta di aperitivo, vino bianco con grissino. Sì, così facciamo questo aperitivo. Complesso di superiorità dei vegetariani. Pochissimi sanno quanto sia fantastico essere vegetariani. Bravo Nicolò, ordina e continua a guardate. Sta raccontando una barzelletta automaticamente. Comunque, continua a flirtare. Mandale un bacio. Oh. Mentre aspettiamo il cibo, ma guardateli. Veniamo fuori che voglio anche a loro fare un selfie. Potremmo metterci qua. Magari, chissà, in foto riesco a prendere l'albero, le locandine del cinema. Vediamo un po'. Lì. Oh, perfetto, ragazzi. Oh, ma come siete carini! Ottimo. Quindi anche qui immortalata la giornata. Impressiona per la bravura dei videogiochi. Addirittura, comunque tu continua sempre a raccontare le barzellette, fai un po' lo scemo e poi imiti una celebrità. Vediamo se lei ci sta gli giochetti. No, non ci sta da tanto. Ecco qui, Binello e Grissini. Bello questo cameriere. Però. Ed è qualità normale. Ok, chiediamo della sua giornata perché a Nicolò gli sta venendo in mente un'idea. E se dopo fatto questo aperitivo la porto nel giardino botanico con la scusa che lei va a controllare le piantine, perché comunque lo sanno che lei adora il giardinaggio e tutto, magari potremo portarla lì e proprio in quel posto bellissimo che lei adora farle la proposta. Adorala. Guardate lei, ma com'è tutta esuberante. Discuti dei sapori del cibo, certo, vediamo se le piace questo ristorantino. Entusiasmiamoci per la nuova serie TV. Sapete, ragazzi, ci rivedo loro due, per esempio, a passare le serate sul divano col caminetto acceso a guardarsi i telefilm. Cioè, ce la vedo come coppia di quel genere. Comunque, tannini tentatori, l'equilibrio perfettamente amaro permane a lungo dopo l'assorbimento del nettare, quindi gli è piaciuto. Appuntamento eccitante a pranzo. Cristina, ti andrebbe di spostare il nostro appuntamento al giardino romantico? Così ci facciamo una passeggiata e tu controlli le tue piantine. E a sua volta lei racconta barzellette. Vuole impressionarlo anche lei? Ti prego, Nicolò, ridi alle sue battute, non fare il maleducato. Lui la trova dolcissima. Amore, quanto sei buffa.
Ti prego, baciala. Oh, ma come siete carini. Ok, vai, viaggiamo. No, aspettate che mi scordo. Paghiamo il conto, non facciamo figuracce. Ma questo è Penny Pizzas in incognito? Ah no. Mamma mia, come ci somiglia. Sembrava Penny Pizzas. Perfetto. Quindi adesso possiamo viaggiare con Cristina. Vuole anche farsi un selfie, addirittura. Quindi Willow Creek e qua, giardino botanico. Vai, lui vuole farsi un selfie e quindi fatti un selfie, vediamo se becco Cristina dietro, guarda. Uè, ma che cos'è tutta questa fiducia in sé? Vediamo. No! Se l'è fatto troppo alto il selfie. Che poi lei si è anche cambiata. Allora, abito da festa, grazie. Perché ha detto giustamente vengo al giardino botanico, mi metto in tenuta comoda per le piante. Anche lei ha ragione. Riproviamo a fare il selfie e ci sono riuscita. Perché adesso penso proprio, guardate. Questo è il momento prima di farle la dichiarazione. Guardate com'è teso lui! Dai, Nicolò, che quella è cotta e stracotta di te. Ok, vai, entrate. E passeggiate, insomma, per il giardino. Controlliamo queste piante, che ancora nessuna è cresciuta. Forse i funghi? Sì, i funghi sono cresciuti, anche le carotine, l'aglio. Andate qui insieme, mettiamo il becchime così la facciamo contenta e vede gli uccellini. Vieni amore, vieni a vedere. Sperando che non viene attaccato dagli uccellini. Ok, tutto a posto. E non possiamo osservarli insieme. Ok, quindi tutto veramente bene. Adesso io devo decidere dove mettermi. Perché a me comunque mi piace troppo questa statua e quindi io direi di fare la proposta qui davanti. Anche se comunque c'è anche questa che è molto molto bella. Vai, mettiamoci qua. Dai, cambiamo angolazione vicino agli uccellini. Bacia a Sì. mano. Oh, ha fatto anche lei. Oh, non lo faccio solo io. Sì, allettante. Poi assolutamente le regaliamo una rosa. Eccola qui. Oh, guardate lei com'è contenta. Vedete che bello qui anche davanti questa statua con tutti i fiori? Veramente un bel posto questo piccolo giardino. E adesso Nicolò, ci siamo, è uscito. Proponi le nozze. Vai Nicolò, finalmente è arrivato il giorno perfetto. Cioè, guardate lei che viso dolcissimo della serie. Finalmente Nicolò, non ci credo. Cioè, vediamo la faccia di lui. Oh, dolce, proprio come al fratello, finalmente. Ecco qui il diamantino al giusto posto. Oh. Io li adoro, ragazzi, cioè, sono veramente troppo troppo belli. È un'altra coppia, è come dire, sistemata. Mamma mia, bisogna organizzare prima dei matrimoni, proprio gli addio al nubilato e celibato. Assolutamente. Ok, e adesso io direi di andare bacio appassionato. Vai, prendila, Nicolò! Yuhu! Oh, che bello, visto che era così, così semplice. Lui deve anche andare in bagno, comunque, allora stringitela e io direi proprio di lasciarci così con questa puntata, ragazzi. Spero veramente che vi sia piaciuta, loro sono dolcissimi e niente, ci vedremo nei prossimi video, tanti mi piace e commentini. Ciao!